c'è posta per te. Ha perso l'uso delle gambe, storia di grande dolore. Storia di dolore su Canale 5, un signore ha perso l'uso delle gambe cadendo nella doccia. Al sabato sera su Canale 5, grazie a C'è posta per te, vanno in onda storie di grande dolore, e il pubblico si commuove in maniera copiosa, versando lacrime, a volte si arrabbia, impreca, e torna a sorridere, tutto orchestrato da Maria De Filippi. Quest'anno, proprio nella prima puntata, è andata in onda una storia di grande dolore, come ci ha tenuto a ricordare Platinette nella sua rubrica I protagonisti della TV visti da Platinette, pubblicata sull'ultimo numero del settimanale di Più TV. Dolorosa vicenda di un uomo che è caduto dalla doccia e ha perso l'uso delle gambe, e che ha voluto fare un regalo alla moglie, che lo aiuta ad affrontare la realtà, motivandolo a curarsi e a non abbattersi nonostante la sorte avversa. C'è posta per te. Va in scena la difficoltà di perdonare un tradimento. E sempre nel People Show di Maria De Filippi, in onda ogni sabato sera su Canale 5, e che incolla davanti allo schermo più di 5 milioni di spettatori, superando il 30% di share. Va in scena la difficoltà di perdonare un tradimento, come scrive Platinette. Oltre alle sorprese ai familiari caratterizzati da bambini, coreografie di luci e scenografie, oltre alla presenza di ospiti d'eccezione, e storie drammatiche. Certo, nelle prime due puntate andate in onda al pubblico proprio non sono andate giù due storie di amore tossico che rappresentano davvero un passo indietro verso la sensibilizzazione generale su questi argomenti. Com'è possibile pretendere un'educazione sentimentale se poi la televisione fa di tutto per essere diseducativa? Maria De Filippi non ha avversari, C'è posta per te è un successo intramontabile. Va in onda dal 2000, C'è posta per te, e da allora allieta le case degli italiani da gennaio, subito dopo le festività natalizie, con le sue storie strappalacrime, rappresentando l'unico vero people show di successo. Tanti altri conduttori e conduttrici hanno provato a imitarlo, ma senza successo. Il pubblico sa riconoscere l'originale dalla copia e infatti Maria De Filippi viene premiata ogni anno, anche se non mancano le polemiche e i detrattori che vorrebbero che tutto fosse finto e costruito a tavolino. Eppure nulla è finto, tutto è vero, e Maria De Filippi è la regista perfetta per un programma che è leader della sua fascia oraria. E che questa settimana ha deciso di sfidare niente meno che il programma evento dell'anno, ovvero il Festival di Sanremo 2023.